La ribellione sorda, silenziosa e graduale delle donne della Bonanni, cominciata timidamente con Palma nel racconto omonimo e diversamente manifestatasi con Le sorelle, ovviamente al titolo della raccolta, raggiunge il momento apicale in negativo nei due romanzi più noti della Bonanni, L'imputata del 1960 e L'adultera del 1964. Pubblicati e premiati negli anni in cui già in Europa si afferma e si inasprisce la battaglia del movimento femminista, essi suonano come uno stridente campanello d'allarme, se non di denuncia da parte dell'autrice nei confronti della donna, quando questa, chiusa nelle proprie insoddisfazioni, nelle proprie angosce, nei propri egoismi o abbagliata da nuove raffinere mete, sottovaluta e trascura il proprio ruolo di madre, nuocendo ai figli adolescenti. Chi è l'imputata dell'omonimo romanzo? Come è stato più volte affermato dalla critica, sì, la guerra, che sebbene conclusa si respira costantemente tra le pagine del testo. La guerra foriera di violenza e di paura respirate per anni e ancora vive, paura della morte, o meglio, paura di perdere la vita che seppure ha un sapore amarognolo non stufa, paura dei bombardamenti, testimoniati dalle macerie, paura delle mutilazioni decretate a sorpresa dai residui di guerra, paura dell'oggi precario ed incerto, paura delle istituzioni burocratiche, passive, retrograde, impreparate, spaventate esse stesse. La paura collettiva, riconosce il sostituto procuratore Lampi, alter ego della scrittrice, al quale nel romanzo sono affidate le difficili inchieste giudiziarie del caseggiato di provincia. Ma la vera imputata è qui la donna, in particolare la madre, fragile e rivendicatrice, chiusa nei propri egoismi, distratta e abbagliata da valori effimeri, palese traditrice della propria stessa natura. Madre solo di parto. Sembrano tutte gravide. Un'atmosfera indecorosa da reparto maternità, comode e placide. Le donne ripopolano il mondo e sono a posto. Pensa il presidente del tribunale. Non vi è nel romanzo un atto d'accusa diretto contro la donna da parte della narratrice, ma esso si respira costantemente nello stare, la scrittrice, pur nell'impossibilità della narrazione tutta da parte delle giovani vittime, bambine e giovanissime alla mercé degli adulti. Vite trafitte, che nel romanzo hanno il loro simbolo in una presenza solo apparentemente decorativa, ma insistentemente ricorrente. Un'ala, in volo, trapassata da una freccia scolpita su uno scudo, che raffigura parte dello stemma di un antico palazzo barocco, sito vicino al grosso casamento del Teatro degli Avvenimenti. Una presenza che si ripete nella memoria e nei disegni del sostituto procuratore Lampi. Anche ai numerosi bambini del caseggiato sono state trafitte le armi. Nessuno fa loro da scudo, indifesi come sono dalle numerosissime insidie quotidiane. La loro stessa vita viene presentata a brandelli, colta ora quella di uno, ora quella di un altro, a piccoli morsi magistralmente offerti dalla scrittrice, con un periodare breve, incisivo, icastico, vibrante e con una struttura dalla trama d'incastro che tiene desto il lettore e lo obbliga alla rilettura, per non smarrirsi in quel labirinto di nomi, di stanze, di balconi, di porte, di scale, di vicoli, dove la luce si accende ad intermittenza per cogliervi pulsioni di vita, in cui troneggiano sempre le donne, le madri, ora oscuratamente possessive e iperprotettive, ora indolenti e indifferenti, ora smemorate e incoerenti, furbe, noi se ne sa più del diavolo, pettegole, curiose, enigmatiche, vanitose, imbellettate. Accanto alle donne, direttamente o indirettamente, si avvicendano i piccoli e i grandi drammi dei figli. Il cadaverino del neonato, con cui si apre il romanzo, che i bambini rivengono in un grosso cartoccio di giornale in cima al mucchio delle immondizie vicino al casamento e di cui non si troverà mai la madre assassina. Ughetto Salviati, il diverso che avrebbe voluto nascere femmina. Gabriele, l'adolescente commesso d'albergo che viene ritrovato impiccato. Suicidio. Ma a nessuno della casa, neanche ai genitori, venne in mente che non si fosse tolta la vita con le proprie mani. Ninni, che parla solo attraverso i propri disegni, il quale di lì a poco, trascurato dalla madre, una volta isterica, ma che poi trova nuovi interessi, diventerà il nuovo capo dei ragazzi del casamento. Ma egli, tuttavia, non era come Gianni. Li picchiava, implorava,
di essere amato. Come ha letto Ugo Capezzali, attore e poeta che conosciamo tutti, la vera imputata è la donna, la madre. Potrebbe stare tutta qui il senso, il motivo conduttore di questa straordinaria serata qui oggi nell'Auditorium Sericchi, perché protagonista è la Donia Bonanni, è una donna, nelle sue opere le donne sono state protagoniste, soprattutto le madri, ed è sono protagoniste donne a partire dalla nostra autrice che festeggiamo qui questa sera, Liliana Biondi, in questo saggio. In questa raccolta di 5 saggi nel corso del tempo che già vedo che molti di voi stanno gustando in questa lettura di questo libro così bello, con questo rosso che tanto ci piace, con questa forma grafica, d'altra parte la One Group è quello che è, faccio anche consigli per gli acquisti che non sapete che i libri non è che si fanno con lo Spirito Santo, lo dico adesso, poi magari lo ripeterò alla fine. Dicevo, le donne, vedo tante donne importanti oggi, qualcuno la citeremo perché citare tutti significherebbe passare mezz'ora a citare tutte le persone importanti e culturalmente fondamentali in questa città, perché festeggiamo, onoriamo anche una grande aquilana, questa grandissima scrittrice del Novecento che ha onorato questa città e in cui la città è stata protagonista delle sue opere e della sua letteratura. È una, come avete sentito, ci saranno delle letture, Ugo Capezzali è entrato subito a gamba tesa con un brano importante, ce ne saranno altri perché ovviamente fanno parte di questa delle scelte che abbiamo fatto oggi per cercare di essere il più efficaci possibili. Ci sono tutta una serie di saluti che sono saluti importanti, non sono di circostanza, perché è chiaro che il nome di Donia Bonanni si intreccia poi con le vicende del premio Piper, del premio L'Aquila, e quindi piano piano cercheremo anche di dipanare questa matassa fino alle due relazioni che sono quelle centrali dei docenti che vedete qui seduti ex cattedra, e non poteva essere diversamente. Allora, a proposito di saluti, c'è significativamente il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi. Molti di voi sanno che prego qui a Leccio che c'è un siparietto tra me e lui, perché il sindaco non c'è, se non c'è il moderatore Angelo De Nicola, qualcuno se ne scorda, sindaco, ma non fa niente. Ti ringrazio per le citazioni che fai quando dici se non c'è De Nicola non c'è convegno, perché il moderatore, il bravo moderatore, bravo, me lo dico da solo, il moderatore, grazie. Qualcuno se ne scorda ma non fa niente. È acceso? È acceso, credo sì. Adesso dovrebbe essere acceso. La parola al sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi, prego. Grazie. Il moderatore con la M maiuscola, come maestro, come il nostro, come si usa dire in genere. Vi ringrazio dell'invito, ringrazio la professoressa Liliana Biondi per questo... A scanso di parentele? Non c'è nessuna parentela. Quindi se c'è qualche studente che è stato vessato, non se la prenderà con me. Dicevo, il libro ha, senza volermi sostituire naturalmente agli autorevoli personaggi e persone che sono sedute in questo tavolo, senza avere la pretesa di fare il critico, ma velocemente credo che questo libro abbia una duplice importanza. La prima naturalmente è quella di riaccendere i riflettori, se mai ce ne fosse bisogno, di recuperare un personaggio della storia della nostra città, e questa città, come io ripeto spesso, ha un bisogno estremo di recuperare i pezzi della propria identità. Ne ha bisogno soprattutto per le giovani generazioni, ne ha bisogno soprattutto per chi non ha avuto la fortuna, come me, come altri prima di me, di godere appieno di questa città, di respirare gli odori e i profumi di questa città, di girare attraverso tutti i vicoli, tutte le piazze, nessun luogo ci era precluso. E oggi invece che ci ritroviamo in una città sicuramente che sta rinascendo, in trasformazione, che però non offre tutte quelle opportunità, dobbiamo creare un legame, se non fisico, almeno ideale, e quindi dobbiamo recuperare i luoghi della memoria e i personaggi della memoria. In questa sala ci sono persone che fanno
con grandissimo impegno, con grandissimo coraggio e con ottimi risultati. Questo lavoro e ogni riferimento agli uomini in divisa Nero Verde qui alle prime file è assolutamente dovuto. E poi perché parla di una donna, il potere vitale della donna, il sottotitolo del libro, e per chi, come credo tutte le persone che sono in questa sala, ha vissuto in una famiglia che si calava profondamente in una società matriarcale. Noi siamo stati educati dalle nostre nonne, dalle nostre madri, i nostri padri non erano mai dentro casa, non si preoccupavano quasi di nulla, se non naturalmente di assolvere appieno alle funzioni professionali e lavorative a cui erano dediti. Sanno l'importanza della donna nella nostra società e sanno anche dell'importanza della donna nel post-sisma, e purtroppo penso anche, il pensiero va a tutte quelle mamme che ci hanno lasciato, a tutte quelle mamme che hanno perso i propri figli, e credo che non esista dolore più grande, ma con la stessa forza hanno dato sostegno a una comunità che ha trovato il coraggio e la forza appunto di ripartire dal sacrificio. Un potere che direi è quasi essenziale, che non significa semplice. La figura della donna, la donna è essenziale, la donna è diretta, la donna è, non bada ai fronzoli, la donna è coraggiosa. La Domia Bonanni era una donna coraggiosa pur nella sua essenzialità, perché immagino oggi una persona che continua a svolgere la sua attività di insegnante nonostante la fama data da alcuni romanzi e dalla vittoria per esempio del premio Viareggio, quando i premi letterari erano una cosa seria, quando gli scrittori di libri erano riconosciuti e rispettati e non come oggi, che non si assegna alcun valore alla letteratura, ai libri e alla cultura, o gli se ne assegna troppo poco. E quindi credo che anche il concentrare l'attenzione su questa figura, così come tante donne comunque all'inizio del Novecento ce ne sono state, coraggiose, donne importanti, donne che hanno fatto la storia d'Italia, e quindi è questo il merito duplice di questo libro. Per cui vi ringrazio del privilegio di poter aprire i lavori di questo convegno. Devo dirvi una cosa e mi scuso che non vorrò stare a lungo, perché oggi è il compleanno di mia suocera e se c'è una donna qui non si può dire di no, come la suocera, mi scuserete. Grazie Sindaco anche per l'utile sottolineatura. D'altra parte il nostro terremoto è stato delle nostre donne, diciamolo chiaramente, le protagoniste sono state le nostre donne, sono loro che hanno retto la spina dorsale della nostra resistenza. Grazie Sindaco. E a proposito di padroni di casa, invito al leggio qui al tavolo Raffaele Marola. Sì, mettiti magari un po' più là, ma permettiti, tanto tu entri in scena. Raffaele Marola, che conoscete tutti, è nella veste di padrone di casa, perché qui siamo nella Biber, e poi è anche il presidente della giuria del premio L'Aquila Biber, comunque intitolata alla donna Bonanni. Prego, dottor Marola. Buonasera a tutti, però due piccole precisazioni. Primo, non sono il presidente della giuria, perché qui il presidente della giuria è l'onorevole Castellari, ha ragione. Qui però parlerò a nome presidente del premio, dell'istituzione premio la donna Bonanni. E poi benvenuti a casa Biber, anche qui sono un ex, perché non sono più un rappresentante di Biber da un paio d'anni, ma anche se poi di fatto mi sento uomo di Biber al 100%. Anzi, Biber dobbiamo ringraziarla perché ci permette di portare avanti questa bella iniziativa sulla donna Bonanni. Io veramente devo ringraziare Liliana per quello che sta facendo e che ha fatto in maniera magistrale, e anche per l'opportunità che mi dà in questa occasione di parlare un attimo del premio alla donna Bonanni. Vorrei ricordare che sono 17, è la 17esima edizione di questo premio dato da Tonino Battaglia
alla città dell'Aquila per dare forza e visibilità culturale alla città e nello stesso tempo per cercare di rinnovare la memoria e ampliare la conoscenza di questa grande scrittrice aquilana, i cui temi che toccati sono particolarmente attuali, anzi sono ancora più attuali se consideriamo quello che noi sentiamo e vediamo per quanto riguarda la condizione femminile e anche la condizione dei giovani. E qui permettetemi di dire che nel premio Liliana fa parte della giuria, come sapete, c'è una grande atmosfera veramente di collaborazione e l'intento di portare avanti questo programma nell'interesse della città, nell'interesse della nostra cultura, in uno spirito veramente di grande collaborazione. E abbiamo raggiunto un livello di cui ci possiamo ritenere orgogliosi ma non soddisfatti e cercheremo di andare avanti. C'è molto da fare per quanto riguarda i messaggi che possiamo raccogliere dagli iscritti della Bonanni e trasformarli in coscienza civica. Vorrei fare però un piccolo paragone. Vedete, la struttura del nostro premio, oltre che premiare i poeti che partecipano, ha due temi fondamentali. Uno è rivolto ai giovani, è un elemento fondamentale della nostra struttura di premio, perché i giovani sono il nostro futuro e i giovani meritano attenzione. Due è rivolto, è stato rivolto per tanto tempo e quest'anno tornare a essere rivolto, alle persone che soffrono della privazione della libertà. Altro tema molto sentito dalla Donia Bonanni e toccato perché è una condizione che lei ha potuto vivere e toccare con mano in termini di conseguenze. Quindi il premio è perfettamente aderente alla figura e la nostra intenzione è quella di fare in modo che si possa ampliare la conoscenza. Questo vanno ringraziati tutti quelli che lo stanno facendo, quindi non solo Liliana, ma ho visto tante altre opere, quest'anno è un anno particolarmente felice perché ci sono stati già un altro evento, un altro ce ne sarà, quindi siamo molto contenti di quello che si fa. Quindi godiamoci questa serata in questa che è la casa del primo sponsor del premio La Donia Bonanni. E per chiudere il cerchio della questione del premio, ma anche per riallargarlo sul tema della donna, sul tema dei temi trattati dalla Donia Bonanni, c'è l'onorevole Stefania Pezzopane che è, come ha detto giustamente il dottor Marola, la presidente della giuria di questa 17ª ormai edizione che si sta preparando e sinceramente senza la Carispac 17 anni fa chi c'era e molti di noi c'eravamo non si sarebbe fatto nulla, questo va dato atto, speriamo che la Biber continui a sostenere ovviamente la nostra speranza, quello che è un premio molto identitario di questa città in onore di questa grande scrittrice. La parola all'onorevole Pezzopane, prego. Buonasera a tutti, grazie ad Angelo, il moderatore, come diceva il sindaco con la M maiuscola. È un'occasione bella oggi, importante, perché il libro di Liliana Biondi dedicato alla Donia Bonanni è un libro che lascerà a mio giudizio il segno, un libro di cui c'era la necessità, un saggio critico che mette al centro in maniera molto dotta ed equilibrata la figura straordinaria di una scrittrice che non è stata amata in vita dalla città, ma che seppur tardivamente facciamo bene ad amare, a discutere, a riconoscere come un pezzo importante della nostra storia, della nostra cultura e della nostra identità. Nessuna persona, né uomo né donna, nella storia dell'Abruzzo ha avuto così elevati riconoscimenti in termini di premi letterari. Eppure di scrittori importanti ne abbiamo avuti. Lei è riuscita dove molti di questi scrittori importanti non riuscirono. Ed è bene, a mio giudizio, interrogarsi, come fa Liliana nel libro, sul perché del successo,
sul perché della fine di un percorso importante, ma non lunghissimo. Se pensiamo ad altre scrittrici coeve di Laodomia Bonanni che non ebbero gli stessi riconoscimenti, constatiamo un tempo molto più lungo di vita letteraria. Sono domande le cui risposte verranno anche nel confronto con personalità della nostra città e della nostra università che hanno studiato ed elaborato molto su Laodomia Bonanni e che insieme a Liliana, ma anche assieme a persone che vedo in platea e che hanno studiato, elaborato, scritto libri, ce ne sono alcuni annunciati che sono e saranno sicuramente altri punti di riferimento importanti per conoscerla meglio, per approfondirla di più, per farla conoscere. Io ho amato molto e amo molto Laodomia Bonanni. L'ho scoperta anche grazie a un'altra donna, Anna Maria Giancarli, e grazie al fatto che in un mercatino di libri usati a Roma trovai alcuni testi che non si trovavano più, perché una delle ragioni per cui Laodomia Bonanni a un certo punto non è stata più letta è perché non c'erano anche più i libri, non è stata più pubblicata, i libri non c'erano più, tranne le biblioteche, qualche testo, qualche libro, personalmente io l'ho trovato proprio in quei mercatini romani, lungo il Tevere, in quelle bancarelle, no? E sono romanzi, per non parlare poi degli Elzeviri, ma erano loro sicuramente, in cui sicuramente, Angelo, così come veniva detto, la figura della donna è una figura essenziale. I personaggi principali sono donne. Lei racconta di donne e di madri, senza essere stata madre, in una maniera eccellente. Io credo che il bambino di pietra, in cui racconta di questa maternità terribile, sia un messaggio talmente forte, talmente importante della maternità e sulla maternità, e che ci apre anche degli spazi di pensiero totalmente inediti. In lei la sua esperienza di insegnante conta sicuramente molto, perché ogni personaggio femminile viene raccontato in maniera tale da intrigare, da incuriosire, ma in maniera composta. E quindi si comprende che è una donna abituata a dialogare con le giovani generazioni, anche quelle più difficili, più in difficoltà per l'esperienza di donna che nel Tribunale dei Minori si occupava di casi estremi. Quando racconta del condominio e della vita nel condominio, ti sembra proprio che ti sta raccontando un pezzo di società con tutte le sue contraddizioni. Allora, io ho amato molto e amo molto Laodomia Bonanni, ed è per questo, e chiudo, che un po' di anni fa, 17 anni fa, assieme ad Anna Maria ci recammo dall'allora presidente della Carispac, Tonino Battaglia, per dirgli semplicemente che ci sembrava assurdo, inconciliabile, che l'unica donna che l'Aquila aveva avuto nella sua storia, che aveva avuto tanta competenza, tanta capacità, tanti premi, non avesse nella sua città dove aveva operato un qualcosa che si riconoscesse in lei. E pensavamo che era utile istituire un premio. Decidemmo peraltro di farlo di poesia, perché premi letterari in Abruzzo ce n'erano di blasonati, iperfinanziati, e quindi abbiamo pensato, creiamo anche questo contrasto positivo tra letteratura e poesia e mettiamola insieme, mettiamo una donna che vinceva premi di letteratura con la poesia che è
un terreno tutto da investigare, e quindi abbiamo creato questo premio che senza la Carispat non sarebbe né nato né continuato a vivere, seppur nelle sue trasformazioni. E quindi voglio ringraziare soprattutto l'attuale presidente del premio Marola, che veramente si è prodigato in ogni modo in questi anni, e la giuria di cui Liliana fa parte assieme a tante altre persone meravigliose. Abbiamo avuto in giuria Alda Nerini e Maria Luisa Spaziani, per dirne alcune, e oggi abbiamo dei nomi importanti con cui abbiamo condiviso questi 17 anni straordinari, in cui non abbiamo avuto mai un attrito perché abbiamo tenuto sempre fuori ogni diatriba. Il nostro unico scopo era e sarà quello di onorare ogni anno l'Eudomia Bonanni attraverso un evento significativo che coinvolge i giovani, i detenuti, gli studenti, la città. Però in questi 17 anni, e chiudo, tanti altri hanno contribuito. Assieme al premio sono nate iniziative, ci sono stati convegni di altissimo profilo scientifico, ci sono libri, pubblicazioni, sono stati ripubblicati libri, e Carlo è stato il primo, sulla sua, diciamo, un'altra veste, a mettere in condizioni chi vuole leggere l'Eudomia Bonanni di trovare di nuovo il libro, perché come si fa ad amare una scrittrice se non la si legge? E il nostro sogno, il nostro grande obiettivo, che peraltro Liliana in uno dei suoi saggi ripropone, è quello appunto di continuare a pubblicare l'Eudomia Bonanni. E il nostro grande obiettivo era quello di pubblicare l'opera Omnia, cosa per la quale ci siamo anche spesi, anche Gianfranco, Giuliano ed altri, ci siamo spesi nei contatti con Mondadori. Non molliamo la presa, sarebbe, credo, un'operazione dal punto di vista culturale, sociale e per la città e per la sua storia e la sua identità, una cosa molto importante, ripubblicare tutte le opere di Eudomia Bonanni in una opera Omnia, che sarebbe, diciamo, la conclusione importante di un processo di riconoscimento e di riconoscenza nei confronti di una grandissima, straordinaria scrittrice a cui Liliana, con il suo libro, contribuisce a dare peso e valore, e come merita, e lo fa Liliana con la sua saggezza, la sua sapienza, il suo garbo e la sua intelligenza, perché nel libro ci sono aspetti intriganti, complessi, di una figura che non si può, a mio giudizio, assolutamente, quella di Eudomia Bonanni, inserire in una qualsivoglia etichetta. Non è etichettabile, è unica, e per questa sua unicità facciamo bene oggi a riconoscerle il suo valore e questa sua speciale particolarità che ci consente oggi di confrontarci su di lei. Grazie. L'ampio variegato patrimonio letterario e culturale della maestra aquilana, lettrice onnivora sin da bambina e impegnata su più fronti educativi, si dispiega filtrato da una commistione di generi nell'Imputata, la cui narrazione si apre con impianto giallistico di derivazione americana, su cui si erano già cimentati con propensione all'indagine psicologica nel 1956 i corregionali Ignazio Silone con Il segreto di Luca e Mario Pomilio con Il testimone, e nel 1957 Carlo Emilio Gadda con Il garbuglio di quel pasticciaccio brutto di via Merulana, già pubblicato a puntate sull'antologia del 1946. Con un linguaggio espressionistico che lo stile ellittico rende di grande effetto e in successione spezzata, e si muove fluente, intricante, ambigua e antitetica tra indagine anglosassone ed enigma francese. Lo schema narrativo del romanzo si sviluppa a partire da un delitto avvenuto, l'infanticidio, il cui motivo rinvia alla Medea e Euripidea, anche per l'eco di alcune riflessioni sulla fortuna del non aver figli. La bionda
riteneva il non far figli l'unica fortuna che possa capitare a una donna. Anche se, paradosso del paradosso, cadaverino infanticida a fine inchiesta per la giustizia terrena, come si è detto, risultano inesistenti. Il crimine, se per un verso ha lo scopo pretestuoso di impressionare da subito il lettore, dall'altro regista il sintomo di una condizione patologica che si rivela nel romanzo tutt'altro che isolata. Esso introduce, attraverso l'inchiesta, alla conoscenza inizialmente caotica di una folla di personaggi, dalla cui combinazione gradualmente con impegno prendono corpo profili, immagini, individualità diverse in movimento, che in vari modi subiscono, reagiscono, rispondono all'energia vitale che pulsa nel casamento, malgrado i tanti freni imposti da pretese umane, sociali e naturali. Il crimine, inoltre, dispone psicologicamente ad ammettere altri morti e delitti. Le ombre dei 5 ragazzi del quartiere fucilati nella recente guerra, i decessi naturali della vecchia miseriere, della marchesa sulla cui morte si insinua il dubbio dell'omicidio e quello della bimba relitto bellico. I due suicidi, con un colpo di pistola e per impiccagione a differenziare il ceto sociale, rispettivamente del marchesino appena sposato alla serva di casa e del giovanissimo ascensorista d'albergo Gabriele Salviati, fino all'imprevedibile omicidio di Gianni, cui convergono tutti i fili dell'intricato intreccio. Grazie Ugo. Ultimo blocco di saluti, che però avete visto non sono saluti ma sono interventi nel merito, quello di Lea Contestabile, che è la presidente del Soro Optimist, un club service molto attivo in città, tutto in rosa, di cui Liliana fa parte e sotto la cui egida si svolge questa manifestazione. Poi daremo la parola a Francesca Pompa. Prego Lea, a te la parola. Grazie. Io chiaramente non parlerò del libro perché lo faranno gli esperti, ci sono dei relatori bravissimi. Porto qui i saluti delle amiche del Soro Optimist International d'Italia, Club dell'Aquila. Il club Soro Optimist è un club di servizio, come diceva Nicola, è in rosa perché è costituito da donne che si sono distinte nei vari settori, nelle varie professioni. E quindi il club Soro Optimist mi sembra il club il più adatto a promuovere questa iniziativa, anche perché abbiamo il piacere e l'onore di avere come socie sia Francesca Pompa che Liliana Biondi, che tra l'altro è stata nostra presidente negli anni passati. Quindi questa è una festa delle donne e quindi il club Soro Optimist ha accettato con orgoglio, con piacere, di promuovere questa iniziativa. Tra l'altro è un'iniziativa che promuove il lavoro di una scrittrice, Lodomia Bonanni, che è l'orgoglio della nostra città, e quindi a maggior ragione abbiamo avuto il piacere di promuovere questa iniziativa. Stefania Pezzopane mi ha preceduto perché io volevo appunto anche ringraziare sia Stefania che Anna Maria Giancarli, proprio perché Anna Maria Giancarli 17 anni fa ebbe l'idea del premio Bonanni e un'altra donna, Stefania, intelligentemente accettò e prese la palla al volo per portare avanti questo discorso del premio. Quindi questa dimostrazione che le donne sanno lavorare, sanno ideare, sanno progettare, sanno realizzare delle cose straordinarie. Io ringrazio tutti voi, ringrazio i relatori che ci racconteranno, ci spiegheranno sicuramente molto bene, in maniera approfondita, il lavoro di Liliana, e ringrazio soprattutto Francesca e Liliana per questo regalo che hanno fatto alle donne, alla nostra città e soprattutto al mondo della cultura. Grazie. Grazie Lea, presidente del Soro Optimist. D'altra parte il titolo del libro non poteva che essere Il potere vitale della donna. Francesca Pompa, che è stata già più volte citata, è la piletta dell'Acqua Santa attraverso la quale
alcune operazioni sono possibili grazie alla One Group. Grazie. Ne so qualcosa. Grazie veramente a tutti. Non lo so se oggi, questa sera, sono più emozionata io o Liliana, perché questo non è per noi soltanto una presentazione di un libro come casa editrice, ma è una festa di famiglia. Quindi è per me è particolarmente emozionante questa sera, perché esco un po' fuori da quella che è la mia caratteristica di editrice, di imprenditrice, perché mi sento vicina a Liliana nei nostri affetti, nelle nostre cose. Quindi è per me una vera gioia, e abbiamo vissuto insieme questa esperienza del libro con molto entusiasmo, perché ci crediamo fortemente alle potenzialità della donna. E questo libro di Laudomia, in questo libro Liliana entra proprio nel merito di quello che Laudomia vuole portare avanti, questa forza vitale della donna, questa forza prorompente. E il sottotitolo del libro diventa esso stesso proprio un richiamo forte, diventa un messaggio che fa riflettere oggi, soprattutto in un momento così difficile per la donna, nonostante i tanti progressi che sono stati fatti, però sappiamo tutte quanto è ancora lunga la strada da compiere, e sappiamo come nelle donne c'è la speranza del futuro, c'è la speranza anche della ripresa economica. Tutti i dati dicono che valorizzare il talento femminile conviene, e quindi che è una grande forza, e che per poter risalire il PIL del nostro paese dovremmo dare spazio di più al lavoro femminile, alle donne che invece vediamo sempre con grande difficoltà. Perché esistono ancora tanti pregiudizi, esiste ancora una mentalità che vuole in qualche modo, non dico condannare, però un po' penalizza la donna, perché la donna che lavora sembra essere una madre meno buona delle altre, che i figli delle donne che lavorano soffrono di più, e che le donne prese dal loro, dal fare dentro e fuori, quando alla fine sono infelici. Io invece credo che siano a volte infelici proprio perché non vedono riconosciuto l'importanza del ruolo, e vedono, ecco, mentre si ha bisogno proprio della valorizzazione del talento femminile. E io questo lo dico anche come imprenditrice, perché nella One Group, ad eccezione di Duilio, il resto siamo tutte donne, e quindi è lui che fa il... possono far bene nelle aziende, è una forza propulsiva, anche se mi sento dire a volte, ma prendi gli uomini, che gli uomini non vanno in maternità, gli uomini sono più liberi, ma io non ho paura, e dico, non dobbiamo aver paura delle donne perché vanno in maternità, le donne anzi dobbiamo essere, io sono orgogliosa che nel percorso della mia vita imprenditoriale, della nostra vita imprenditoriale, abbiamo accompagnato anche delle maternità, che abbiamo potuto rendere, le abbiamo potute far vivere nella sicurezza di quelli che sono i diritti essenziali. Noi dobbiamo aver paura di chi non ama il lavoro, di chi non si sente creatore di qualcosa, di chi magari lavora tanto per campare, ma non dobbiamo aver paura invece di mettere nelle aziende le donne. Le aziende portano innovazione, dicono i dati che le aziende che sono condotte da donne vanno meglio, affrontano meglio la crisi, e quindi questo è il cammino, e questo è veramente il cambiamento che aspettiamo e che vogliamo. Quindi questo libro di Liliana, perché ecco, forse ci voleva proprio una donna a poter cogliere questo messaggio grande che Laudomia Buonanni lancia e che vive ancora oggi. Ma vive oggi perché grazie a Dio c'è qualcuno che lo fa proprio, lo sente proprio, e quindi ne diventa a sua volta messaggero di questo, perché senza questa volontà di voler portare avanti le cose muoiono. Senza Stefania Pezzopane, che ha ripreso
insieme ad Anna Maria il premio e quindi portare avanti. C'è sempre bisogno di buona volontà, di gente che condivide valori, perché vediamo che i valori che contano non tramontano mai. E questa è una cosa, è un'emozione grandissima che io provo questa sera al pensiero di come questi valori continuano ad essere fervidi, e questa sera lo si respira qui dentro. E quindi questo libro, solo il pensiero che possiamo contribuire a portare avanti questo, dare una spinta per la valorizzazione del talento femminile, possiamo dire, Liliana, che abbiamo fatto, abbiamo raggiunto il nostro scopo, almeno un piccolo tassello, una goccia, ma una goccia insieme a tante gocce fa la differenza e fa il mare. Grazie. Tra i ricordi, vicini e lontani, non poteva mancare quello del terremoto, che, associato alla guerra, è motivo ricorrente in tutta la narrativa della Bonanni. Distruttivi entrambi. In terremoto e montagna, i due eventi sono associati dalla credenza popolare, erroneamente, ad alcuni aspetti meteorologici. Così, la scrittrice ricorda che l'afa, provocata dal garbino africano, infondeva una vaga angoscia di tempo da terremoto. E quando a sera il cielo ripulito dalle nubi era attraversato da una lunga striscia di nuvola sbriciolata, si diceva cielo da bombardamento. Entrambi non mancano, anzi si incontrano persino un giorno, quando in un grosso borgo della Maiella la terra tremò all'ingresso dei tedeschi. E per confermare la familiarità del terremoto con la sua terra, la Bonanni rievoca quando il terremoto si fece avvertire all'auditorium del castello mentre suonava, non ricorda se il quartetto di Helsinki o il Borodin di Mosca. Un'altra volta invece, gli orchestrali e i corali di Monaco furono buttati fuori dall'albergo verso la villa comunale con la famosa soprano in abbigliamento succinto che minacciò di non cantare il giorno seguente. Nella grande basilica bernardiniana gremitissima cantò invece di par suo, al tremendo di Esire che scuoteva la volta, ciascuno, pur sentendosi tremare sotto le sedie, sbigottì per tutt'altra causa. Leggendo oggi questi Esaviri, il lettore non sbigottisce dinanzi a quanto raccontato, ma rimane felicemente sorpreso dall'elevato livello qualitativo dei gruppi musicali che già in quegli anni giungevano alla società dei concerti dell'Aquila. Grazie Ugo, il tempo da terremoto, mi dicevano le madri, le nonne, il tempo da terremoto. Allora, siamo venuti al dunque. Mi piace sottolineare le tante presenze di questa sera, prima di dare la voce non a caso a due docenti universitari, e non poteva essere diversamente visto il curriculum di Liliana Biondi, dell'autrice. Sicuramente, non potendo citare veramente tutti, ci piace sottolineare la presenza del nostro arcivescovo Monsignor Molinari, accompagnato dal consigliere comunale Giancarlo Della Pelle. E per non far torto a tutti i padroni di casa che ci sono questa sera del variegato mondo culturale aquilano, vorrei salutare il prefetto l'ex prefetto dell'Aquila Aurelio Cozzani, che è qui con la signora qui questa sera, grazie eccellenza. E tre donne, se mi consentite, vengono da lontano, non tutte da lontanissimo, ma due da lontano, in particolare Maria Penter, che è qui con noi questa sera, venuta dagli Stati Uniti. È uscita il suo libro sul carteggio tra Ignazio Silone e il suo mecenate Flashman, che stiamo attendendo con grande ansia perché avevamo soltanto la versione in inglese. E a proposito di Ignazio Silone, c'è Esther Cicchetti, che è la presidente del centro studi Ignazio Silone di Pescina, che salutiamo. E sempre grazie presidente Cicchetti. E sempre dagli Stati Uniti c'è anche Laura Benedetti, che domani presenta il libro all'Aquila, quindi facciamo anche, diamo anche qualche appuntamento. Forse diciamo che per competenza in materia dobbiamo citare Gianfranco Giustizieri, che è il segretario generale dell'Associazione Internazionale La Donna Bonanni. Quindi, lupus in favola, si faceva accenno
ha un libro in uscita, è il suo, anche questo sulla Domia Bonanni, aspettiamo anche questo libro con grande ansia. Allora, le due relazioni centrali, ex cattedra, tra l'altro Flavia Stara, che voi tutti conoscete, la nostra eccellenza all'estero, perché l'abbiamo prestata all'Università di Macerata, speriamo di prendercela più presto. Esatto. E ha ceduto il passo per galanteria al professor De Matteis, Carlo De Matteis, per un fatto anagrafico, soltanto per questo. E Carlo De Matteis lo avete sentito prima citato più volte, perché in effetti ha svolto un ruolo decisivo su questa pubblicazione della rappresaglia che la casa editrice Bompiani, con motivazioni anche abbastanza pretestuose, se vi rileggete, vi leggete anche i saggi della professoressa Biondi, si capisce bene, però con delle motivazioni un po' pretestuose, rifiuta la pubblicazione di questo splendido romanzo. E Carlo De Matteis, cutulo cutulo, come si direbbe all'Aquila in lingua madre, ha invece riesumato questo libro e, diciamo, ha un grande merito, tutti insieme agli altri nomi che sono stati citati precedentemente, che peraltro sono tutte donne, ha avuto quel grande merito di riproporre all'attenzione il valore di questa grande aquilana, di questa grande scrittrice del Novecento, quella Domia Bonanni. Gli diamo la parola al professor Carlo De Matteis, prego. Grazie. Per integrare quanto diceva il conduttore per eccellenza, moderatore, conduttore, che ricorda il presentatore di Arbor, il presentatore per eccellenza. Vorrei ricordare che qualche mese fa, a proposito dei testi delle opere della Bonanni, che non esistono se non nelle biblioteche perché sono esauriti da decenni, qualche mese fa è stato presentato in questa sede la riedizione a mia cura di un altro libro della Bonanni, Vietato ai minori, libro traumatico per molti aspetti, e nella collana che io dedico per la fondazione della Carispac benemerita. Sono gli unici elemosinieri ormai esistenti nella nostra città. E il libro, caratteristiche istituzionali della fondazione, non è in vendita, questo è un po' il limite di queste edizioni, però è dato gratuitamente a chi lo richiede. Quindi chi non era presente alla presentazione di qualche mese fa può, se ha interesse a leggere o a rileggere questo importante volume, che oltretutto viene ripubblicato nella sua integrità, poiché Bompiani, quando il libro uscì, operò tutta una serie di tagli che invece, in base all'autografo, al dattilo scritto, io ho reintegrato, e quindi l'edizione quale la Bonanni la volle. Quindi questo tanto per completezza di informazione. Il libro che si presenta questa sera è il risultato, il prodotto, direi, di una lunga fedeltà, per adoperare un titolo di Gianfranco Contini a proposito dei suoi saggi su Montale. Una fedeltà lunga oltre un ventennio, che data dal 1996, anno di pubblicazione del primo saggio dedicato alla scrittrice, dal titolo La donna nella narrativa di Domia Bonanni, tra maternità naturale e maternità d'elezione. Il 96 fino al libro, appunto, di questa sera, che riunisce tutti i saggi, i contributi che l'autrice, Eliana Biondi, ha realizzato nel corso, appunto, di questi 22 anni, 96, 18, sono 22 anni. Se noi riflettiamo bene, si tratta del primo lavoro monografico, mettendo da parte il lavoro monografico di Alfredo Fiorani precedente,
che tuttavia sviluppa una sua tematica particolare, il primo lavoro monografico che si misura con l'opera della scrittrice da una molteplicità di punti di vista e l'affronta nella sua integrità, direi, attraverso la campionatura di alcune opere chiave, quindi non analizzando tutte le opere, ma diciamo così, sondando alcune opere decisive, fondamentali del percorso narrativo della Bonanni. Infatti, se noi esaminiamo la bibliografia complessiva sulla scrittrice, possiamo notare che mentre sul piano biografico e bibliografico è stato svolto un lavoro di sistemazione tuttora in corso da parte di Gianfranco Giustizieri, che ha fatto luce su molti aspetti della biografia della Bonanni, è indagato in modo direi puntuale, esemplare, sistematico su tutta la produzione giornalistica della scrittrice. Quindi su questo aspetto gli studi sono molto avanti, ripeto, grazie al lavoro che svolge Giustizieri. Sul piano invece della critica letteraria, il quadro lascia ancora a desiderare. Al di là dei numerosi interventi di taglio giornalistico e divulgativo sulla scrittrice, dal punto di vista critico noi abbiamo articoli singoli, introduzione ad opere della scrittrice, introduzione a nuove edizioni, manca insomma una monografia, diciamo così, dell'intera opera della scrittrice, che cioè ripercorra il suo itinerario nelle sue varie tappe, nei suoi vari passaggi, faccia luce insomma sulla strategia narrativa della scrittrice, e tuttavia possiamo dire che questo ne è la prima, vorremmo dire, approssimazione. Con appunto alcuni sondaggi di singole opere che possono preludere, preannunciare un lavoro complessivo d'insieme, approssimazione, dicevo avvicinamento, intendiamoci bene sul significato dei termini. E allora vediamo un po' specificamente quali sono le linee portanti, chiaro, sinteticamente, molto sinteticamente, del libro stesso. Il primo saggio, che appena nominato prima, quello che è l'esordio della Piondi, è una ricognizione, vorremmo dire, dell'intera opera della Bonanni, direi subspecie femminile, o più specificamente subspecie materna, dagli esordi della narratrice nel fosso, emerge la figura emblematica di Colomba, alla figura successiva del volume seguente, Palma e sorelle, Palma appunto del racconto omonimo. Quindi parte da queste due singolari figure di donne che risentono ancora di una, diciamo così, di una caratterizzazione di tipo naturalistico, di tipo neoverista, e tuttavia si impongono per la loro risentita personalità. Non a caso furono, diciamo, notate dalla critica del tempo, che al di là appunto di certi limiti ravvisò subito in questi personaggi d'autore, vorremmo dire, non personaggi qualsiasi. Quindi partendo dalle figure femminili delle novelle La Colomba e la Palma, approda alle figure ben più complesse e irte di contraddizioni dell'imputata da un lato, ma soprattutto, che è piuttosto un romanzo corale, lo vedremo tra poco, e alle figure dei due personaggi, dei due romanzi terminali della Bonanni,
il papiro di pietra e le droghe. E le due figure sono Cassandra e Giulia. E Giulia. Figure molto, molto, ripeto, complesse, di cui non è il caso qui adesso di indagare le caratteristiche. Nota appunto Liliana Biondi che con questi due personaggi la Bonanni conquista una inedita, c'entra una inedita identità femminile. Ecco, c'è una identità femminile in questi due personaggi, questo è importante, che non è quello piuttosto, diciamo così, tradizionale delle figure di esordio, ma acquistano uno spessore psicologico molto più complesso. Non omette di notare come anche sul piano del discorso narrativo si passa dalla terza persona del romanzo L'imputata e anche dei racconti novellistici alla prima persona. Sono i due personaggi protagonisti, Giulia e Cassandra, che narrano le loro difficili condizioni di maternità, la maternità, diciamo così, negata di Cassandra e quella di elezione di Giulia. Ecco, la maternità di Giulia è quella che dà il titolo, praticamente, e che dà il titolo, la seconda parte, che chiarisce insomma la seconda parte del titolo, dalla maternità naturale, che è quella dei primi romanzi, del primo romanzo e delle novelle, alla maternità invece di elezione, la maternità vicaria, che è quella di Giulia, di cui parleremo tra poco. A questo saggio, quindi di esordio, ricco di suggestioni, di spunti, ma ancora diciamo, non svolti approfonditamente per i limiti dell'articolo stesso, l'articolo uscito su Provincia Oggi, seguono nel volume presente tre saggi su tre opere centrali della Bonanni. E questi tre saggi costituiscono, direi, il cuore del libro. Il terzo di queste tre opere, Gli Elzeviri, nasce come recensione alla edizione pubblicata e curata da Anna Maria Giancarli di una sezione della produzione elzeviristica della Bonanni, gli Elzeviri pubblicati, usciti sul Giornale d'Italia in un determinato periodo di tempo. Quindi è una recensione in cui la Biondi si limita a commentare, direi, a seguire passo passo i temi più significativi, più interessanti di questa ampia raccolta giornalistica e di portarli appunto alla luce. Gli altri due dei tre saggi, ripeto, che costituiscono il cuore del libro, sono dedicati al primo, in fondo, e all'ultimo romanzo della Bonanni, all'ultimo romanzo edito vivente, l'autrice, perché appunto La rappresaglia è stato edito dopo la sua morte. Quindi, quasi a marcare i confini, diciamo, il punto di partenza e il punto di arrivo del suo itinerario di scrittrice. L'imputata, che è del 1960, e Le droghe, che è del 1972. 82. Ora, L'imputata uscì inizialmente come introduzione ad una riedizione del romanzo stesso, che per disavventure editoriali, per incuria e scorrettezza dell'editore, non ebbe circolazione. Per cui è restato pressoché clandestino e pochissimi, credo, o lo hanno potuto leggere, quelli a cui lei ha donato il libro. Era stato quindi un libro, anche se realizzato, che io voglio, in una collana, eccetera, è rimasto, insomma, oscurato, diciamo così, oscurato.
Quindi l'introduzione che qui viene riproposta, con aggiustamenti, chiaramente con scansioni anche in capitoli, è quella introduzione che appunto vide la luce nel 2007. Il saggio dedicato a questo libro è, direi, il più strutturato e il più lavorato da parte della studiosa. Per la, diciamo così, sistematicità dell'analisi della partitura romanzesca in tutti i suoi aspetti, con una prospezione direi quasi scientifica. L'Imbutata è, potremmo dire, il grande libro della Bonanni. Il romanzo che, utilizzando una celebre categoria critica di Bakhtin, studioso russo che l'applica a Dostoevsky, appare come un romanzo dialogico o polifonico, un romanzo cioè in cui interagisce una pluralità di voci e di coscienze indipendenti e disgiunte, nessuna delle quali, nessuna di queste voci, prende il sopravvento o diventa voce dell'autore. Romanzo polifonico o dialogico è una definizione che si attaglia perfettamente a questo libro. Come procede il lavoro della Biondi? Dopo una ampia ricognizione di quello che, in base alla filologia d'autore, la disciplina appunto della filologia d'autore, si può chiamare l'avantesto, cioè tutto ciò che precede o anche accompagna la stesura di un libro, e che in questo caso è costituito da materiale documentario, abbozzi, racconti precedentemente usciti che la riutilizza e modifica e manipola. Tutto ciò è un po' l'avantesto e ne viene ricostruito, diciamo così, il quadro complessivo. Quindi il discorso procede ovviamente per linee essenziali, si concentra su ciò che viene definito il tempo del racconto. È una cosa molto importante, molto penetrante. Cioè il tempo del racconto non è coincidente con il tempo della storia. Il tempo della storia abbraccia un anno, da un settembre a un settembre, mi sembra, scandito nei suoi vari mesi, il tempo della storia narrata. Il racconto invece subisce delle sfasature, delle dilatazioni, delle modifiche che non lo fanno coincidere con il tempo appunto della storia, ed è merito appunto di Liliana Biondi aver notato questa caratteristica. È come se cioè i due tempi procedessero in modo sfalsato, si combinassero, e naturalmente governati attentamente dalla strategia narrativa della scrittrice. Quindi affronta il punto centrale: la individuazione dell'imputata. C'è un personaggio femminile che durante l'udienza del processo per la uccisione di un personaggio del caseggiato grida: la colpa è mia. E quindi sembrerebbe ovvio, la colpevole è la madre del ragazzo che avrebbe ucciso l'uomo. Ma il discorso non è così semplice. Qui l'autrice allarga notevolmente, vorremmo dire, l'orizzonte indiziario, poiché nel primo saggio, quello d'apertura di cui vi ho appena detto, ella individua due, vorremmo dire, due colpevoli: le donne e la guerra. Qui invece la
siamo così la casistica degli imputati si allarga. Sono certo le madri le colpevoli, è la guerra, è l'ambiente, è la sessualità che penetra, serpeggia nei corpi delle giovani del caseggiato, è il caseggiato stesso, è la famiglia, è l'infanzia, è la giustizia, è cioè una sequenza di soggetti indiziari, potremmo dire, che rende molto più complesso il quadro, perché ognuna di esse ha una parte in fondo di responsabilità, e la responsabilità non è tutta. E in questo la studiosa richiama un celebre testo, diciamo così, di carattere poliziesco, che è Il pasticciaccio di Galda, sul quale si sofferma specificamente a proposito del genere letterario a cui lei rivolge una particolare attenzione. Quello del genere letterario è molto importante, perché il genere agisce nella scrittura delle opere degli scrittori. Lei dice giustamente che è in qualche modo un giallo sui generis, come un giallo sui generis era Il pasticciaccio di Galda. Perché un giallo sui generis? Perché ciò che interessa non è tanto l'individuazione del colpevole, che non è, ripeto, uno solo, ma è la strategia complessiva messa in atto per individuare le colpe di tutti. Quindi mentre nel pasticciaccio è il commissario Ungaravallo a tenere le fila del discorso ed a puntare i riflettori su tutta una serie di personaggi, eccetera, qui è il giudice Lanti che in parte, possiamo dire, si identifica con la scrittrice stessa, è portatrice appunto del punto di vista della scrittrice, che quindi non, diciamo così, punta l'indice su un personaggio, su un ragazzo che è vittima del suo ambiente, dei suoi istinti, eccetera, ma che in un certo senso coinvolge un po' tutti. Quindi questo giallo singolare è per certi aspetti, diciamo così, rapportabile, paragonabile al giallo di Galda, con la differenza che qui abbiamo, diciamo così, una coralità di personaggi, un insieme di personaggi che, diciamo così, interferiscono l'uno con l'altro, mentre nel romanzo di Galda c'è la prevalenza di alcuni personaggi chiave, principali del libro stesso. E poi naturalmente cambia la psicologia dei personaggi, eccetera. Il secondo, stringo per fare il bravo per moderatore, e non farmi richiamare dal, ecco, dal concetto di preventivo, cerco di stringere. Il secondo, ripeto, romanzo oggetto di un'indagine a tappeto capillare del libro è Le droghe, e anche qui c'è, diciamo così, una ricognizione dell'avantesto, il romanzo coloniale Men, romanzo che la scrisse negli anni giovanili e in cui la Biondi ravvisa alcune somiglianze, alcuni antecedenti rispetto al libro. Chiaro che Le droghe affronta un tema allora di grande attualità e quindi si proietta sul clima di quegli anni, clima di violenza per chi ha una certa età, una media età, se lo ricorda bene. Clima di violenza, anni di piombo, contestazione, eccetera, eccetera. E quindi è il libro forse che più si lega alla attualità, quasi il libro che più si avvicina alla fiction, mentre gli altri appartengono più alla non fiction, per dirla con un linguaggio della critica americana. Anche qui il romanzo viene scomposto e analizzato in tutta una serie di simmetrie evidenti e sotterranee che esso presenta.
la doppia infanzia del personaggio femminile, da Giulia, il rapporto tra condizione filiale e condizione materna, che lei si rivede bambina e si vede bambina e si rapporta al ragazzo di cui invece è madre acquisita, madre di adozione. Quindi ci sono tutta una serie di rapporti e di corrispondenze, potremmo dire evidenti o nascoste, che la scrittrice, che l'autrice mette a punto in luce. E ci sono tutta una serie di notazioni molto interessanti, il passaggio dalla prima alla seconda parte, da luoghi aperti ai luoghi chiusi, e quindi questo mutamento di ambiente. E infine, nella quarta parte, che sentirà appunto le note, la discesa negli inferi del male, del male che colpisce tanta gioventù. Infine, il libro culmina con la catarsi, della fuga, e con quindi il superamento della condizione di subalternità alla droga da parte del ragazzo. Io mi fermo qui, non senza però c'è poi una parte terminale, un appendice documentario, tutta l'attività che lei ha svolto e che appunto non richiede un commento specifico, ma è una documentazione importante di tutta una serie di iniziative che sono state. Anche perché ci sarà occasione per approfondimenti su questo, perché mi pare che i temi sono parecchi, no? Quindi avremo modo di approfondire tutti questi vari temi. Sì. Sì. Ripeto, vorrei concludere non senza un auspicio che proseguono appunto le indagini più bibliografiche di cui vi ho detto precedentemente, ma che veda finalmente la luce questa monografia complessiva dell'autrice, quella di cui lamentavo la mancanza, e che tutti gli scrittori anche di media grandezza della letteratura italiana del Novecento hanno, meno che lei. Ripeto, una monografia significa un'analisi specifica dei singoli romanzi, dei passaggi dall'uno all'altro, dei temi che sono già stati abbastanza sviscerati, ma soprattutto delle strutture narrative che costituiscono l'essenza del romanzo, questo spesso si dimentica, e cioè la costruzione del romanzo, il punto di vista, la lingua, lo stile, tutto questo è molto importante. Ecco, un auspicio, e io credo che nessuno è più candidato a produrre questo lavoro se non la nostra Liliana Biondi. Grazie. Salutiamo il sindaco, sottolineandogli che è un bravo moderatore, dopo la togliere della parola al professor Di Matteis, non è un'operazione facile. Tra l'altro, questo Di Matteis che ha portato in piena tradizione dei foglietti scritti piccolissimi, come qualche di un altro di vostra conoscenza, però scritti a macchina, quindi c'è un passo avanti rispetto al corsivo, quindi miglioriamo, la tecnologia avanza. E rientriamo nel filo rosa con Flavia Stara, che tutti conoscete anche per le battaglie, qualche d'uno l'abbiamo persa come società d'Andalieri, però battaglie importanti fatte da una donna con altre donne. Professoressa Flavia Stara, prego. È figlia di un collega, sì. Dimenticato. Nei miei tempi. Indimenticato. Collega indimenticato, vivo ancora, salve a tutti. Lo ricordiamo bene, guarda. Peraltro legato anche da Antonio Bonanni, da interessi appunto anche di studio. Buonasera a tutti, io ringrazio ancora Liliana, la collega, l'amica Liliana Biondi per avermi voluto invitare a partecipare a questa
così, una serata di presentazione, di riflessioni sul suo libro, sul suo saggio critico e quindi naturalmente anche sul lavoro della Bonanni. Io insegno un'altra cosa, non sono una letterata, insegno filosofia dell'educazione e mi occupo di intercultura e anche recentemente insomma di dialogo interreligioso, quindi sono diversi gli ambiti delle mie competenze, ma certamente ho sempre stata interessata a leggere la Domia Bonanni e anche la mia formazione precedente mi ha avvicinato molto alla letteratura. Vorrei iniziare raccogliendo l'auspicio del collega Carlo De Matteis sul fatto, sulla necessità, sull'opportunità di ripubblicare assolutamente tutte le opere della Bonanni che non sono in commercio, non è possibile averle e quindi magari un'opera omnia sarebbe decisamente il lavoro migliore, ma non solo, adesso che faccio alcune osservazioni che riguardano, siccome Liliana mi ha detto di sottolineare alcuni aspetti legati alla dimensione educativa di questo testo, del suo testo e di quelli della Bonanni, allora partiamo da alcune considerazioni importanti. Oggi all'università italiana viene richiesto un curriculum il più possibile interdisciplinare. E questo per metterci anche a passo con i tempi, proprio perché l'educazione, i saperi, l'acquisizione di strumenti di conoscenza non può essere più legata in maniera settoriale a degli ambiti disciplinari. Quello che ci interessa nella postmodernità è la visione di complesso, la visione della complessità. E quindi questo significa che i saperi devono dialogare tra loro. Allora, in varie riunioni che questa famigerata agenzia nazionale che si chiama AMBUR, Agenzia Nazionale della Valutazione della Ricerca Universitaria, che è un po' uno spettro che ci governa, e cosa si evince? Che appunto bisogna insegnare e fare dei corsi universitari che siano il più possibile interdisciplinari. E allora, dico, la pubblicazione, la ripubblicazione dei testi della Bonanni sarebbe veramente auspicabile e sarebbe interessantissimo poterli riportare nelle nostre aule universitarie questi testi, perché forse poco spazio abbiamo dedicato all'università ai corsi sulla Bonanni, veramente molto poco, qui all'Aquila diciamo che è la nostra gloria, la nostra grandezza, siamo tutti contenti di celebrarla, per carità, però effettivamente poi l'essenza che è quella poi di stare su un testo, di leggerlo, di commentarlo e quindi di acquisire una consapevolezza critica attraverso la lettura e l'interpretazione di un testo avviene effettivamente negli ambiti scolastici, ora al liceo probabilmente i testi della Bonanni potrebbero essere letti così come potrebbero essere studiati e approfonditi anche avvalendosi di testi di seconda letteratura, i testi critici autorevoli quali quello appunto della collega Liliana. Quindi forse effettivamente l'augurio è proprio di riavere una edizione completa e poi di poterla discutere, di poterne parlare e questo non significa, quindi ecco anch'io questa sera non sono un docente di competenze di italianistica, però chiaramente il libro, sia il libro di Liliana che i libri della Bonanni sono dei testi che si prestano notevolmente a che cosa? Facciamo una meta riflessione, a poter far acquisire ad un giovane soprattutto, ora qui noi in questo momento stiamo vivendo un momento così, rivivendo un'esperienza letteraria tutti insieme, qui seduti stasera da un'ora e mezzo, ascoltiamo, quindi la Bonanni è viva, ascoltiamo le parole di Liliana, la Bonanni è ancora più viva perché c'è già un esercizio interpretativo, il nostro fine dicitore, lettore, ci ha letto con grande, in maniera molto suggestiva alcune pagine. E, la dimensione educativa, sì, allora intanto la metariflessione è questa,
la dimensione educativa significa che un soggetto, un individuo deve acquisire appunto consapevolezza critica. Questo è il primo passo, il passo più importante. E acquisire consapevolezza critica significa in fondo saper interpretare la realtà, saperla leggere, saper decostruire la realtà e quindi poi ricostruirla costantemente in questo esercizio. Ecco, questo è quello che fa uno studioso, questo è quello che fa un ricercatore, uno studioso, un collega universitario, ognuno di noi è un ricercatore, facciamo ricerca che non è soltanto quella scientifica degli scienziati, anche gli umanisti fanno ricerca. Cosa fanno quando fanno ricerca? Interpretano, reinterpretano questa infinita attività ermeneutica, cercando appunto di ridare vita costantemente, continuamente ad un testo, a contesti, a dimensioni storiche. E nel far questo chiaramente acquisiamo noi mentre scriviamo, noi mentre leggiamo, gli altri che ci leggono, gli altri che ci ascoltano, ci mettiamo in discussione. Ci mettiamo in discussione, la nostra soggettività, il nostro rapporto con la realtà, il nostro rapporto con lo spazio-tempo e quindi ci educhiamo. C'è un bellissimo saggio di Gadamer che si chiama Educazione e autoeducazione o Educarsi e autoeducarsi. Saggio breve, una conferenza che Gadamer tenne nel 99, quando era già, aveva già 99 anni, quindi insomma era anziano, lucidissimo, è rimasto lucido fino alla fine, il professore. È un testo affascinante, bellissimo, in cui Gadamer parla agli insegnanti e ai genitori dei ragazzi in un liceo in Germania, una piccola cittadina di provincia, potrebbe essere un'L'Aquila della Germania. E sottolinea proprio questo aspetto, l'importanza della letteratura ma vissuta, come, cioè resa viva, palpitante. Come la rendiamo palpitante? La rendiamo palpitante proprio in questo esercizio continuo di poterla interpretare, di poterla comprendere, e in questo esercizio continuo noi chiaramente comprendiamo anche noi stessi, e il nostro decostruirci, rimetterci in discussione ci dà la possibilità quindi di acquisire nuovi strumenti, di acquisire nuovi linguaggi, quelli di cui ci parla Rorty, filosofo Rorty, ci dice che bisogna parlare molti linguaggi, che non significa parlare molte lingue, ma significa parlare molti linguaggi, avere molte prospettive e soprattutto appunto pensare che la verità non è mai qualcosa di fisso, è qualcosa che accade nel momento e quindi poi bisogna effettivamente stare sempre nel processo di ricerca di una verità, e la verità di se stessi è l'atto formativo per eccellenza, è la verità che noi cerchiamo, che inseguiamo in tutte le nostre difficoltà, in tutti i nostri percorsi, in tutti i nostri, le nostre fragilità. Ora Liliana in questo libro, tanto per concludere la meta riflessione, poi vi dico qualche altra cosa, dice che la Bonanni è certamente una presenza autorevole nel panorama della postmodernità, e lo è, così chiudi mi pare il tuo libro, l'ultimo saggio. Sì, infatti la postmodernità, come dicevamo prima, è stata il trionfo della complessità, il trionfo della anche della fragilizzazione, frammentazione del soggetto, che si è aperto ad una molteplicità incredibile, ad una rivendicazione di spazi di diritto, di spazi di autonomia, di spazi di legittimità, e tutto questo è assolutamente presente nell'intera opera della Bonanni. Liliana lo sottolinea molto bene nel suo saggio, ma chiaramente non torno sulle osservazioni già precise, puntuali, interessantissime che Carlo De Matteis ha fatto presentandoci il saggio nella sua struttura. La dimensione discorsiva e concettuale della collega Biondi è molto serrata e chiaramente appunto rende decisamente giustizia a quella che è stata l'opera e la testimonianza esistenziale di questa donna. Abbiamo detto, ha vissuto le sue difficoltà, non è stata molto amata da questa città, ma prima scherzavamo con Carlo De Matteis, ma là che non ama nessuno, insomma, quindi non è che poi Bonanni, l'Aquila di solito non ama i suoi figli, no? Non ha mai amato nessuno, si lamenta, l'Aquila, beh, così è una struttura ipercritica questa nostra città, l'amiamo per questo, tutto sommato.
E quindi questo, i suoi libri e devo dire i testi che Viviana prende in esame in questo saggio, appunto L'imputata, le droghe e poi gli Elzevieri e la rappresaglia, sono tutti testi che hanno una fortissima valenza educativa, tutti, perché chiaramente descrivono, rappresentano degli spaccati di vita, di storia, di umanità, tutto questo frazionamento del soggetto femminile, se vogliamo dire di più al femminile, perché adesso stiamo sottolineando maggiormente la presenza e la dimensione femminile in questi testi, ma è anche molto forte quella maschile, ovviamente, in contrapposizione, chiaro, in contrapposizione è inevitabile, no? L'interlocutore è quello, altrimenti non si potrebbe poi creare una dimensione di dialogo. Però tutti gli aspetti, ecco, questi romanzi che Liliana prende in esame, come già ha sottolineato Carlo De Matteis, i personaggi sono moltissimi, c'è una grande pluralità e molti sono gli aspetti di disagio sociale, di difficoltà, di crisi del soggetto. Ora è chiaro che leggere questi testi, leggere in qualunque età, in qualunque momento della nostra vita, della nostra crescita, della nostra formazione, noi siamo sempre in formazione, è particolarmente importante leggerli nella fase adolescenziale o di crescita, quando si fa una scelta di percorso poi che diventerà professionale, quindi si sta all'università, si fanno degli approfondimenti, ci si mette in gioco con se stessi, proprio perché poi bisogna entrare nella realtà in qualche modo con una definizione professionale di qualche tipo. E questo dialogo con la propria interiorità, con il mondo esterno, con la propria interiorità che noi come soggetti stabiliamo, beh, certamente può essere molto interessante se è vissuto in un confronto di lettura e di riflessione con testi quali quelli della Bonanni. Quante storie vengono fuori qui che sono le storie del nostro mondo, della nostra contemporaneità, appunto storie di violenza, storie di male, pensiamo soltanto a tutto quello che sta succedendo in questi anni sulla violenza femminile, i femminicidi, quindi quanto c'è in queste pagine. Allora forse ecco, questa è la vitalità dei testi della Bonanni, il fatto che parlino ancora la nostra coscienza, che parlino ancora la nostra consapevolezza in maniera forte, che ci dicano qualcosa. Quindi il testo è vivo, sta là, ci sta comunicando delle cose fondamentali. Gli Elzevieri, ma il sindaco, qualcun altro, anche la senatrice Pezzopane ricordavano la dimensione dell'identità. Certamente lei parla dell'Aquila, parla dell'Italia, fa delle riflessioni importantissime a livello culturale, storico. Ecco, per i nostri giovani, ma non dico soltanto aquilani, adesso faccio un discorso ampio, perché la consapevolezza della propria identità, della propria appartenenza è il primo passo per costruire un dialogo interculturale. Noi non possiamo minimamente pensare di dialogare con le altre culture se non abbiamo la consapevolezza di quella che è l'essenza della nostra cultura, di quelli che sono i punti di forza della nostra cultura. Certamente le pagine della Bonanni dicono cose molto interessanti a riguardo. Leggere, rileggere, approfondire, per questo dico è necessario fare degli approfondimenti a livello scolastico e universitario, seminario universitario una volta, vi ricordate Carlo e Liliana, stavamo sopra i testi, si stava 2 ore su una parola, 3 ore su una parola, vero cara Stefania, se lo ricorderà anche lei, vero? Ecco, allora queste cose adesso sono un po' passate di moda, ma fino a un certo punto, perché poi l'ANVUR ci dice che dobbiamo lavorare invece in un modo diverso. Ma perché dobbiamo lavorare in modo diverso? Perché la realtà impone persone che siano pronte ad affrontare la complessità, persone che siano mature, persone che siano solide interiormente, persone che abbiano strumenti per poter stare in questa realtà. E allora se appunto l'educazione ha un ruolo politico nel senso più nobile del termine, riferito alla polis naturalmente, e il ruolo politico dell'educare è proprio questo, il saper dare strumenti, il saper costruire linguaggi nei soggetti, affinché i soggetti non si trovino poi smarriti di fronte a quelle che sono le tante complessità, le tante sfaccettature della realtà con le quali ci dobbiamo confrontare quotidianamente. Quindi gli Elzevieri sono uno spaccato
incredibile a livello educativo, lettura appunto di quella che è la dimensione mediatica, tutte le sue critiche, le sue riflessioni, anche sarcastiche, devo dire, no? Sulla televisione, sui programmi televisivi, sulle scelte. C'è una piccola cosa che voglio leggere, perché veramente mi ha colpito, è stata bellissima, fa riferimento a delle situazioni in cui i ragazzi non vogliono leggere poco, studiare poco, insomma, quindi sono più presi da, dalla carriera televisiva, le veline, insomma, per intenderci, visto che sono andate tanto di moda anche in questi nostri ultimi decenni. Allora lei scrive, la nostra Laudomia e Liliana insieme a lei, perché scrivono insieme naturalmente, al consiglio l'unico possibile di aspettare ancora, studiare e crescere. La donna ha scosso il capo, tutto tempo perduto per la carriera, proprio così. È evidente che a lei stessa di un'altra generazione si è attaccata la fretta. Oggi 11 anni può sembrare un punto di partenza, perché i 16 sono già un traguardo. Interessante questa osservazione, ci si potrebbe fare una bella lezione, una lezione di letteratura, di educazione, di filosofia, di storia, di antropologia culturale, insomma ci si potrebbe lavorare molto a livello interdisciplinare. Per non parlare poi dell'ultimo lavoro, il romanzo non pubblicato in vita, pubblicato postumo, La rappresaglia che non piacque a Bompiani, e questo è il romanzo di grande, anche qui di grande sofferenza, di situazioni estremamente pesanti a livello storico, a livello temporale, a livello esistenziale, ma che ancora oggi sono vive, sono presenti. Io, scherzando prima con Angela Nicola, dicevo, sono prestata a due continenti, all'India e all'Africa. Ecco, le vedo le situazioni di conflitto, so che cosa sono le conflict zone, lavoro in Kashmir, so che cos'è una conflict zone, so cosa significa lavorare in scuole, università, in contesti culturali dove la violenza la fa da padrona, dove le donne certamente non hanno spazio, dove la maternità non ha spazio, dove forse bisogna rinunciare a tutto completamente, non si può neanche leggere un libro a volte, perché non è possibile, perché pensate, in Kashmir non si può insegnare filosofia, perché la filosofia sviluppa il pensiero critico e non è proprio possibile, non è adeguato che ci sia pensiero critico in certi contesti, in certi spaccati di mondo. Quindi leggere queste cose, riflettere su questi testi, lavorare su questi romanzi, quindi leggerli appunto, ripeto, chi lavora nel nostro campo, l'editore fa moltissimo perché pubblica, noi facciamo quando, oltre che scrivere appunto un saggio critico, poi gli diamo vita, forza. E dove gliela diamo vita? È nei contesti vitali come questi, in questo momento stiamo vivendo la Bonanni, in questo momento è qui con noi, Liliana l'ha fatta parlare, lei parla ancora, ci parla, ci dice, ci sconvolge un po', ci fa tremare la terra sotto i piedi con questa sua anche così confrontarsi con la dimensione del terremoto. E beh, forse potevano essere anche delle metafore nella sua scrittura, legate anche ad altre considerazioni culturali, su quelle che era la dimensione culturale italiana, quelle che erano le sue specifiche situazioni, il rapporto con alcuni intellettuali, il rapporto con una cultura che si stava isterilendo. Lei poi non è stata mai troppo felice di dialogare con tutti, è sempre stata estremamente selettiva, ma non era selettiva perché era una presuntuosa, era selettiva perché aveva sofferto dentro di sé la dimensione culturale, l'aveva vissuta, l'aveva completamente, lei la scrittura è stata tutta la sua vita, lei ha scritto un unico, solo libro, non è che ha scritto il libro unico di Mallarmé, no? Ha lavorato sempre, costantemente, questi infiniti personaggi che si sono creati quando era giovanissima, quando era bambina, quando era avida lettrice, e poi piano piano si sono stati così perfezionati, sviscerati, hanno preso forme diverse, però è lì appunto, ha scritto sempre sino alla fine, costantemente, una produzione incredibile, e quindi lei sentiva la vita nella scrittura, la forza vitale nella scrittura. È chiaro che poi
poi era difficile dialogare con tutti, era difficile dialogare forse con delle persone che le chiedevano delle apparizioni così un po' alla mode, non era il tipo, aveva altri interessi, lei non guardava la forma, aveva guardato l'essenza per tutta la vita, quindi la forma un poco le interessava, insomma adesso chiaramente sto facendo un discorso più concettuale, non mi sto riferendo alla sua forma o alla sua forma letteraria come scrittrice, non a queste riflessioni tecniche faccio riferimento, ma a quelle appunto concettuali che l'hanno guidata, quello che è stata la sua forza, quello che è stato il suo progetto di ricerca. Quindi la dimensione educativa negli scritti della Bonanni è fortissima e al di là di quello che di quelle che possono essere i riferimenti all'educazione, al mondo dei bambini, dell'infanzia, degli adolescenti, che sono tantissime, pensiamo soltanto al libro che appunto Lena Tesa ha ripubblicato, Vietato ai minori, è un libro incredibile, dove anche lì tutta la dimensione anche dell'interdisciplinarità, la dimensione dei diritti umani, quanti bambini, quanti giovani, quanti adolescenti, come vivono nel mondo, come vivono ancora in questa nostra Italia, quindi la rivendicazione del diritto umano, lo sviscerare attraverso tutti quei casi vissuti in tribunale da giudice laico, tutta una serie di situazioni di difficoltà, di crescita malsana, di crescita bloccata, di paure, di eccitazioni e poi ancora la sua dimensione educativa quando tocca argomenti che sembrano audaci, che sembrano essere lei, per cui lei è stata definita anche spregiudicata, quando ci parla, Emiliano lo sottolinea molto bene in una pagina, della coppia, fa riferimenti alle possibili coppie omosessuali in fondo, probabilmente, forse c'è un'apertura certamente, e quindi poi anche tutta una riflessione così storico, critico, laica di guardare il mondo, di guardare la storia, che non significa che lei poi non avesse una spiritualità profonda, profondissima. Sì, mi stai guardando, stai dicendo che devo smettere, e allora va bene, d'accordo, chiudiamo in questo modo, auspicando davvero una rilettura profonda della Bonanni. Grazie, abbiamo l'ultimo brano e sentiamo Liliana e abbiamo finito. Era intensa, ve l'avevo detto, ma ne valeva la pena, assolutamente. Ringrazio i due relatori per lo sforzo di sintesi, che non è semplice. Se ci abbassano le luci, diamo la parola a Ugo Capezzali, che ci ha tenuto compagnia, con cui un abbraccio finale. Un applauso, lo ringraziamo per questa sua performance. Prego, Ugo Capezzali. Dopo questa mia parziale semplificazione di giudizi molto diversificati, come è giusto che sia, faccio due sole considerazioni. La prima, relativa alla modernità e all'attualità del messaggio della Bonanni, la estrapolo dalle parole stesse dell'autrice riportate nel testo di Giustizieri. Per cogliere il pensiero di chi ha visto in anticipo situazioni e problemi sui quali oggi ci stiamo dibattendo e su cui simbolicamente la scrittrice raggiunge una sua addirittura d'arrivo. All'indomani dell'uscita dai torchi bombiani del romanzo Il bambino di pietra, una nevrosi femminile, in cui una donna cinquantenne sposata e senza figli analizza il proprio passato e la propria nevrosi di fronte al sesso, nel 1979 alla giornalista Giulia Massari, che intervista l'autrice per Tutto Libri e che le chiede: nel suo libro non si salva la famiglia, ma si salva alla fine la coppia. Marito e moglie, anziani, si avvicinano. Che vuol dire? Lei risponde: vuol dire che la famiglia tradizionale è talmente finita che, affermandolo, mi pare di dire una banalità. Si salva la coppia, si salva perché l'individuo da solo non ce la fa o ci riesce soltanto se le sue risorse sono grandi. Allora, ecco, si rende necessario il contatto con un altro individuo singolo, ma non per forza si deve trattare di uomo e donna. La coppia possono essere donna e donna, uomo e uomo. Poi l'amico Gianfranco ci chiude purtroppo il suo dire, impedendo la comprensione piena del suo discorso. Bastano tuttavia queste parole profetiche allora
e già fedeli alla sua filosofia di vita espressa nell'opera narrativa ed oggi attuali, contemporanee, rispondenti alle esigenze odierne della società, perché si evidenzi in che misura la visuale umana e sociale della Bonanni fosse evoluta rispetto ai tempi. Spregiudicata, scrive più di uno, ma lucida e senza preconcetti. Ugo Capezzani, grazie, grazie Ugo. Allora, adesso tocca all'autrice che è stata emozionatissima fino ad adesso e forse lo sarà anche dopo. Come tutti i libri, ognuno di noi ha un modo di approcciarsi, chi lo legge dall'ultima pagina, chi scorre l'indice, chi come me per esempio va a vedere la dedica. E i dettagli a volte sono quelli che colpiscono di più. La dedica di Liliana in questo splendido libro è ovviamente in rosa alla mia mamma. Giglio, non a caso, Giglio Eterno, usa la parola Giglio che tanto ha a che fare con la Doria Bonanni, a mia figlia Roberta, donna e madre, e non poteva essere diversamente, ma dei miei adorati nipotini Alessio e Francesco. E siccome Alessio è qui, si è fatto fare anche il cavaliere, lo invito al tavolo a sentire nonna. Vieni qui Alessio, siediti al posto mio e presentiamo nonna. Quindi dai la parola per favore a nonna, perché si è fatto fare dall'altra nonna il cavaliere, giustamente. Parola a nonna. Nonna, grazie di tutto questo. A te Liliana, sulle onde del cuore. Parlare dopo la voce non delle radici ma delle propaggini, perché questo sono i nipoti, sono quello che poi si lascia. E che dire, intanto vorrei delle braccia lunghissime, delle mani ampie per potervi abbracciare tutti. Io ho sempre non lavorato, non mi piace dire lavorato, io ho sempre fatto le cose con tanto amore. Le cose che facevo senza amore non le ho fatte. E ho lavorato sulla Bonanni con tempi lunghi, come ho lavorato su Silone, e piccola una parentesi, perché Silone lo dedicherò a mio figlio, che è presente in sala e che deve sapere che mamma non ha dedicato a lui il testo della Bonanni, perché è un libro che lui deve leggere, ma dove troppo vincente è la donna. Ma dedicherò a lui il libro su Silone, perché Silone è un'altra pietra miliare troppo grande che dice delle verità stupende. È vero, eccellenza Molinari, che sta dedicando anche egli la sua lettura approfondita a Silone. Che dire, Laudio Marbonanni è un'autrice che non si finisce mai di scoprire. Io sono grata a coloro che ci hanno offerto i testi, a Gianfranco Giustizieri che è il custode, ad Anna Maria Giancarli che ha raccolto alcuni elzeviri di 5 anni ma che credo dentro ci sia poi tutta la Bonanni, a Carlo De Matteis che per primo ha riportato in luce il romanzo, ha incominciato, ha dato la stura alla lettura della Bonanni. E qui non posso non ricordare una figura bellissima, che è quella di Pietro Zullino, il quale è veramente un applauso, un ricordo, un debito grande a Pietro Zullino, che proprio a pochi mesi dalla morte della Bonanni ha voluto raccogliere in anonimo un testo adespoto che non ha un autore, ma ha raccolto tutti i giudizi critici, come diceva il professor De Matteis, tutte recensioni, studi singoli, ma li ha raccolti in un volume.
e a leggerli veramente c'è di tutto, c'è tutto il bene e c'è tutto il male, e di, uno stesso testo ci sono grandi elogi e ci sono i giudizi più negativi, per dire quanto è difficile porsi di fronte a un testo. A me non piace mai giudicare, a me piace entrare nell'animo dell'autrice, leggere, calarmi nel testo, calarmi nell'animo di chi lo ha scritto e cercare di interpretarlo, cioè di dire che cosa ci ha voluto dire quando ha scritto queste cose. E allora ci si rende conto come la Bonanni abbia una coerenza pari a quella del grande Silone, perché io ho avuto la fortuna di dedicarmi sì a tanti autori della letteratura, ma poi di scegliere due grandi autori, e forse è anche spontaneo, è forse perché ho ritrovato qualcosa in me nella loro scrittura, in due grandi autori che hanno una grande coerenza, anche quando sembra che, e forse lo sono proprio per questo, perché ci pongono tante situazioni diverse, anche opposte, ma da quelle situazioni opposte poi noi troviamo la loro coerenza. E la Bonanni ce l'ha, se guardiamo il suo primo raccontino e se guardiamo questo testo della rappresaglia, dove parte da un evento storico, ma in realtà è un testo che abbraccia tutto l'aspetto femminile. La resistenza, tanto è vero che nel bosco non ci sono gli uomini della resistenza che prendono i fascisti, ma guarda caso ci sono i fascisti che prendono una rossa. La resistenza è quella della donna, è quella millenaria della donna che ha sottostato sempre, pur essendo matriarcale, nel senso che la madre, la donna, nella famiglia era colei che reggeva le sorti della famiglia. Quindi c'è un matriarcato ma sotterraneo, perché in realtà la donna per millenni e in tante società che frequenta anche la nostra cara amica Flavia, la donna è ancora colei che serve per far nascere figli. Dicevo l'altro giorno alla bella trasmissione di Mario Narducci, che caramente mi ha invitato, come la parola partorire ha due termini, partire e morire, perché in queste società spesso per dare la vita si parte, si muore. Ok, quindi, e nella rappresaglia la donna aspettano che dia alla luce, non a Natale, ma nei giorni vicini a Natale, non il bambino Gesù, ma una bambina. Lei poi può morire, può essere tranquillamente uccisa, perché sa qual è la sua sorte. Ma di che cosa è felice? Di questa bimba che non dà agli uomini dei fascisti o alle mogli, ma dà, Sua Eccellenza caro, la dà a un giovane seminarista. Cioè, scrive dopo ampiamente il Concilio Vaticano II, la Chiesa comincia a dare i suoi frutti diversi, i suoi frutti di rispetto verso tutti gli esseri umani, cristiani o non cristiani. E questa bambina, ancora questo seme di donna, è quella che ha avuto sì la rappresaglia, che ne ha avute tante di rappresaglie, ma è quella che comunque coincide con quella madre terra che, pur tanto violentata, riesce sempre a risorgere e a rinascere. Questo io credo sia il messaggio della Bonanni. Questo mio libro io mi auguro possa essere letto, e anche tanto che possa dare, che possa sia esso essere seme, leggendo la Bonanni e leggendo questo libro, per dare altre interpretazioni, per dar voce alle tante voci che meritano, che merita questa scrittrice tanto provinciale, della nostra provincia, ma assolutamente non provinciale. Ecco perché io ho voluto dare una lettura
che certo rispetti l'aquilanità della Bonanni, ma ne voglio dare anche una lettura che faccia emergere come questa autrice sia colei che, partendo dalla sua terra che non nomina, non perché si vergogni, ma perché quella realtà che allora era del nostro dopoguerra, ma che forse può essere ed è di tanti dopoguerra che nel mondo si succedono continuamente. Grazie. La Giacetta Angelo Di Nicola, un caro saluto, grazie alla casa editrice, grazie infinite ai due relatori, grazie al presidente. Volevo dire una cosa, che è vero che noi donne facciamo tanto, ma la banca è donna e senza i soldi della banca non ci sarebbero premi. E quindi grazie presidente, perché appunto c'è questo bel matrimonio tra le belle menti e l'economia che ci dà appunto questa banca. Quindi grazie al presidente, grazie Lea cara e tutte le amiche sorelle del Solo Optimist, grazie infinite a Stefania Pezzovane che sento presente con la sua parola molto calda, grazie al moderatore per eccellenza, grazie infinite ad Ugo che io adoro da quando era bambino, lo sa i nostri cari amici Walter e Adelina, un grazie caro a Gabriella e Aurelio Cozzani che pur essendo lontani dall'Aquila fanno tifo per la nostra città e sono venuti dalla campagna, non lo so, di bambini, hanno stato tutti per venire a questa presentazione. Grazie a Maria Painter che in America ha fatto degli studi importantissimi su Silone e adesso presentiamo presto un altro bellissimo libro che ha scritto prima in inglese e poi tradotto in italiano. Voglio dire ancora grazie a Giannino Di Tommaso, già preside del nostro dipartimento. Insomma, io vorrei abbracciare tutti, eccellenza cara, Goffredo, chi posso? Tutti un abbraccio caro, veramente. L'autore Bonanni, il potere vitale della donna, Liliana Fiori.